Ciao, nella video lezione di oggi cercherò di illustrarti e spiegarti degli esercizi che avrò il piacere di svolgere insieme a te, esercizi che ci saranno utili nella vita quotidiana. Prima di iniziare con l'allenamento, riscaldiamoci un po'. L'esercizio numero 1 che voglio proporti consiste nel toccare entrambi i piloni e toccare il pilone sinistro e destro in maniera alternata. La respirazione sarà strutturata nel seguente modo: inspiro quando tocco entrambi i piloni ed espiro quando tocco sia il pilone sinistro che il destro. Non dimenticatevi di mettere i piedi alla larghezza delle spalle, le ginocchia sia quando scendo e sia quando salgo andranno verso la direzione delle punte dei piedi. Mi raccomando, cerca di mantenere la curva lombare e di attivare bene l'addome. Ultimi 3, 2, 1 e stop. Nel prossimo esercizio ci posizioniamo più indietro di 10 cm rispetto alla posizione di prima, dopodiché tocchiamo in maniera alternata tutti e quattro i piloni della sedia, nel seguente modo: pilone di destra, sinistra, destra e sinistra. Notate che quando tocco il pilone di destra vado avanti con la mano sinistra, quando tocco il pilone di sinistra vado in alto con la mano destra. Quindi alterneremo braccio e gamba opposta in base al pilone che viene toccato. La respirazione sarà strutturata nel seguente modo: quando tocco il pilone butto fuori l'aria. Partiamo con l'ultimo giro, 1, 2, 3, 4 e stop. Prossimo esercizio, tolgo la sedia, dopodiché effettuo un'ispirazione, sollevo le braccia ed effettuo dei passi laterali in maniera alternata. Più che sollevare le braccia in alto, si tratta di una vera e propria circonduzione delle braccia. Cercate sempre di mantenere le ginocchia verso la punta dei piedi. Inspiro quando sollevo le braccia ed espiro quando effettuo il passo laterale. Ultimi 3, 2, 1 e stop. Ripartiamo con l'esercizio numero 1. Ruoto la sedia con i piloni verso l'alto, mi sposto indietro e da qui tocco entrambi i piloni, il destro e il sinistro, entrambi destro, sinistro in maniera alternata. Ricordatevi la respirazione, così come già detto, tocco entrambi i piloni e inspiro, tocco il pilone di destra e di sinistra ed espiro. Ricordatevi anche le ginocchia che vanno verso la punta dei piedi. Attivate la zona lombare, cercate di mantenere la curva lombare in maniera fisiologica, cercate di attivare l'addome anche perché stiamo compiendo delle piccole torsioni. Lo scopo di questo esercizio è quello di riscaldare in maniera generale tutto il corpo, quindi gambe, addome e braccia.
Ultimi 3, 2, 1 e stop. Esercizio numero 2. Ci distanziamo di 10 cm, tocco il pilone destro, sinistro, destro e sinistro in maniera alternata. Ricordatevi, quando sollevo il braccio destro, di conseguenza toccherò con la gamba sinistra, quando sollevo il braccio sinistro, di conseguenza toccherò con la gamba destra. La respirazione, ogni volta che tocco il pilone, butto fuori l'aria. Per quanto l'esercizio sia quello di proiettarsi e toccare dei piloni che stanno davanti a noi, cercate di non assumere una posizione cifotica, ma al contrario, cercate di mantenere una posizione con la schiena più dritta possibile ed essere quindi eleganti. Ultimi 3. 2, 1 e stop. Ultimo esercizio, tolgo la sedia, mi posiziono in maniera eretta, sollevo le braccia, inspiro, circonduzione e passo laterale in maniera alternata, quindi inspiro quando sto per aprire la gabbia toracica, quindi le mani vanno verso l'alto, ed espiro quando porterò le braccia verso il basso. Cercate di portare le ginocchia verso la punta dei piedi, quindi di non far cascare la linea del ginocchio medialmente. Ultimi 3, 2, 1 e stop. Bene, adesso che abbiamo concluso il riscaldamento, iniziamo con gli esercizi posturali, dove avremo bisogno di un elastico e di un semplice tappetino. Buon inizio! Il primo esercizio posturale che voglio proporti non si tratta di un esercizio di allungamento, ma al contrario di un esercizio di potenziamento, quindi di rafforzamento di muscoli che si trovano posteriormente alle spalle. L'esercizio consta di una fase di contrazione eccentrica ed una fase eccentrica. Quando apriamo le braccia, quindi contraiamo i muscoli. E in questo caso, nello specifico, buttiamo fuori l'aria. Quando sollevo le braccia, invece, inspiro, quindi immetto l'aria all'interno del mio corpo. L'esercizio lo manterremo all'incirca per 60 secondi. Se non sei sicuro di aver preso l'elastico bene, guarda al centro dell'elastico, sicuramente troverai una linea, spesso bianca, che appunto indica il centro dell'elastico. Dopodiché posiziona le mani a 25 cm, sia a destra che a sinistra. Prossimo esercizio. Aggancio l'elastico sulla pianta del piede, nello specifico sulla punta, in modo tale da mettere il piede a martello. Dopodiché la gamba sarà tesa, la gamba opposta sarà tesa con il piede a martello. Dopodiché mi dovrò assicurare che i gomiti sono appoggiati in modo tale da stare più rilassato con le spalle e con le scapole addotte. Un ulteriore consiglio che voglio darti è quello di tenere il mento schiacciato. La respirazione sarà strutturata in due fasi, una fase in cui inspiro e gonfio l'addome e in una fase in cui espiro e sgonfio l'addome.
ultima inspirazione ed espirazione e cambio gamba. Aggancio l'elastico sulla punta del piede, metto il piede quindi a martello, gamba tesa, gamba opposta tesa con il piede a martello, poggio bene il bacino, gomiti in basso poggiati sul pavimento, spalle belle aperte, scapole addotte e mento schiacciato. Inspiro e gonfio l'addome, espiro e sgonfio l'addome. Ultima ispirazione ed espirazione, tolgo l'elastico, dopodiché aggancio la gamba destra, nello specifico anteriormente e sotto al ginocchio, alla rotula, porto quindi la gamba verso il petto, cerco di non creare eccessive tensioni, quindi porto la gamba fin dove riesco, senza forzare. Dopodiché entrambi i piedi sono a martello, la gamba opposta è completamente distesa e quindi poggiata al pavimento, il mento è schiacciato e la respirazione sarà uguale all'esercizio precedente, quindi inspiro gonfio l'addome ed espiro sgonfio l'addome. Stop, abbasso la gamba, sciolgo le mani e le braccia, dopodiché aggancio anteriormente e sotto la rotula con le mani, porto il ginocchio al petto, piedi entrambi a martello, mento schiacciato e scapole addotte. Abbasso la gamba, sciolgo le mani e effettuo il terzo esercizio, quindi incrocio la gamba destra
posteriormente al ginocchio sinistro con la gamba flessa, dopodiché aggancio con le mani incrociate la gamba sinistra, nello specifico dietro i muscoli femorali, e entrambi i piedi saranno a martello. Cercate di assicurarvi che la parte del bacino è ben poggiata sia a destra che a sinistra, che le spalle siano messe posteriormente, quindi con e cambio gamba. Nel frattempo sciolgo le mani, gamba sinistra si incrocia sul ginocchio destro, entrambi i piedi sono a martello, quindi aggancio con le mani dietro i muscoli femorali della coscia destra, il bacino è ben allineato, quindi poggio sia a destra che a sinistra allo stesso modo, spalle che vanno poi con le scapole addotte, mento schiacciato, inspiro, gonfio l'addome ed espiro, sgonfio. In questa posizione il muscolo che dovremmo sentir tirare è il muscolo piriforme. E stop. Sciolgo entrambe le mani, dopodiché mi alzo schiacciando sulla parte lombare, quindi attivo l'addome, poggio entrambe le mani lungo la linea delle spalle, ruoto la mano destra e poi la sinistra, scapole addotte, parte lombare attiva, quindi manteniamola in maniera naturale, quindi manteniamo quella curva lombare fisiologica, e dopodiché effettuerò un movimento anteriore posteriore dove sentirò tirare entrambi gli avambracci. Se già sento tirare nella posizione iniziale, non c'è bisogno di andare posteriormente con il sedere. Pian piano che il vostro livello sarà migliorato, di conseguenza proviamo a fare dei piccoli molleggi. L'importante è cercare di non staccare il palmo della mano. La respirazione sarà strutturata nel seguente modo: inspiro quando vado anteriormente ed espiro quando vado posteriormente con tutto il corpo. Un ultimo molleggio e dopodiché stop, ruoto la mano sinistra, ruoto la mano destra e sciolgo entrambe le mani e partiamo con il giro numero 2. Mi abbasso poggiando la schiena lentamente, poggiando quindi prima la parte lombare, poi toracica e infine cervicale, mi posiziono bene con le scapole addotte e traziono. Inspiro e trazione, butto fuori l'aria.
Cercate di sentire la sensazione del vostro corpo, se ben allineato, mento schiacciato. Ogni volta che tiro l'elastico, butto fuori l'aria e sentirò, in questo caso, contrarre i muscoli posteriori delle spalle. In mezzo alla schiena, inoltre, ci deve essere un piccolo spazio, un piccolo vuoto, così come ci deve essere un piccolo vuoto a livello del collo, in modo tale che comunque abbiamo posizionato la schiena in maniera corretta, quindi mantenendo una lordosi lombare e cervicale e una cifosi dorsale. Ultima ripetizione e dopodiché aggancio l'elastico sull'avampiede destro e distendo la gamba, piede quindi a martello, gomiti ben poggiati, mento schiacciato, scapole addotte e gamba opposta distesa, anch'esso con il piede a martello. Cercate anche qui di mantenere entrambe le curve, in questo caso cervicale e lombare in lordosi, e la parte toracica in cifosi. Cambiamo gamba e aggancio con l'avampiede sinistro l'elastico, dopodiché distendo la gamba sinistra, mi posiziono nella maniera corretta, quindi gomiti ben poggiati, scapole addotte, mento schiacciato, inspiro gonfio l'addome ed espiro lo sgonfio. Mi raccomando, la gamba opposta e distesa, quindi completamente poggiata al pavimento. Un dettaglio importante sarà quello di cercare di dare la stessa attenzione sia a destra che a sinistra, quindi in questo caso ci può essere utile il consiglio che ti avevo dato precedentemente, quello di guardare l'elastico, vedere dov'è il centro dell'elastico, appunto dove c'è disegnata questa lineetta bianca, magari non in tutti gli elastici, e posizionare appunto il piede proprio sopra questa linea. Tre, due, uno e stop. Fletto la gamba, tolgo l'elastico e da qui aggancio il ginocchio destro. Lo porto al petto, metto sia il piede destro che il sinistro a martello, gamba opposta, quindi sinistra è ben poggiata al pavimento. Le scapole saranno addotte, il mento sarà schiacciato. Dopodiché inspiro, gonfio l'addome ed espiro e sgonfio. Tre,
2, 1 e sgancio entrambe le mani, sciolgo le mani e fletto la gamba, aggancio anteriormente al ginocchio, metto entrambi i piedi a martello, gamba destra ben poggiata radente quindi al pavimento, scapole addotte, mento schiacciato, inspiro e gonfio l'addome ed espiro. Sgancio la gamba sinistra, sciolgo nuovamente le mani e da qui effettuo l'esercizio numero 4. Aggancio la gamba sinistra dietro i muscoli femorali della coscia, appunto sinistra, entrambi i piedi sono a martello, la sensazione la dovrei sentire in questo caso sul piriforme destro, le scapole per quanto possibile dovrebbero stare il più addotte possibile. E il mento schiacciato, la respirazione rimane uguale, inspiro, gonfio l'addome ed espiro e sgonfio l'addome. Ultimi secondi e cambiamo nuovamente, quindi fletto la gamba verso il basso, tolgo la destra, sciolgo le mani e dopodiché aggancio il piede destro sulla gamba sinistra. Aggancio con entrambe le mani che saranno incrociate la gamba destra, entrambi i piedi sono a martello, le scapole sono addotte quindi vicine. Il mento schiacciato, inspiro e gonfio l'addome ed espiro e lo sgonfio. Ultimi secondi e dopodiché sciolgo le mani e mi sollevo facendo leva sull'addome, quindi attivo l'addome, mi alzo e mi ruoto, dopodiché
Posiziono le mani sotto la linea delle spalle, ginocchia sotto le anche, ruota la mano destra, poi la sinistra. Mi posiziono con le scapole addotte, mantengo sia la curva lombare sia quella cervicale in lordosi, mentre quella toracica in cifosi. Dopodiché effettuo dei piccoli molleggi dove quando vado posteriormente, quindi con il sedere verso i talloni, butto fuori l'aria, quando vado anteriormente invece inspiro, quindi metto l'aria nell'addome. Se dovessi sentire una forte rigidità, come dicevamo prima, sugli avambracci, posso mantenere appunto la posizione statica e nel tempo progredire con la versione successiva che ti sto proponendo oggi. Effettuo l'ultimo molleggio posteriormente, anteriormente, sciolgo la mano sinistra, sciolgo la destra, metto con i glutei sui talloni e sciolgo entrambe le mani. Ed andremo a effettuare l'ultimo giro, il giro numero 3. Quindi poggio piano piano i muscoli lombari, poggio la parte toracica e cervicale. Aggancio l'elastico a 25 cm dalla linea bianca sia a destra che a sinistra, apro, contraggo i muscoli, espiro e inspiro quando le mani saliranno in alto. Mi raccomando, cercate di mantenere sia la curva lombare e cervicale, come già detto, in lordosi, mentre la parte toracica in cifosi. Cercate di sentire, ascoltare il vostro corpo, magari chiudendo anche gli occhi, se siete ben allineati. Quindi buttiamo fuori l'aria quando contraggo i muscoli posteriori delle spalle. Questo esercizio, come già detto precedentemente, ci sarà molto di aiuto in quanto ha lo scopo di rafforzare quei muscoli posteriori che nel tempo ci aiuteranno a mantenere una postura meno anteriorizzata. Cambiamo esercizio, aggancio l'elastico sull'avampiede destro, distendo la gamba, piede a martello anche quello sinistro con tutta la gamba, in questo caso distesa e poggiata al pavimento, gomiti ben poggiati, scapole belle aperte, curva lombare con uno spazio appunto in mezzo così come quella cervicale, parte toracica invece ben poggiata, quindi di conseguenza scapole addotte, cioè vicine, e mento schiacciato, quindi cerchiamo di portare in allungamento tutto il corpo. E cambio gamba, quindi aggancio l'elastico con il piede sinistro, distendo la gamba sinistra, cerco di poggiare la gamba destra adesa al pavimento, entrambi i piedi sono a martello, cerco di tenere l'elastico sia a destra che a sinistra allo stesso modo, quindi di dare la stessa tensione. Come vi dicevo prima, cercate di mettere il piede al centro della linea bianca che si trova sull'elastico e manteniamo le scapole addotte, mento schiacciato, inspiro quando gonfio l'addome ed espiro quando lo sgonfio. Dovremmo sentire tirare come abbiamo detto precedentemente la parte posteriore della gamba sinistra.
3, 2, 1 e pian piano togliamo l'elastico. Adesso agganciamo con entrambe le mani che saranno incrociate e la gamba destra, nello specifico agganciamo le mani anteriormente al ginocchio e in basso rispetto alla rotula, dopodiché la gamba opposta sarà sia con il piede a martello sia completamente distesa e adesa al pavimento, dopodiché le scapole saranno addotte e il mento sarà schiacciato. Cambiamo gamba, quindi fletto la destra verso il pavimento e fletto la sinistra verso il petto. Aggancio quindi il ginocchio sinistro e lo porto verso il petto. Entrambi i piedi sono a martello, anche in questo caso la gamba destra è adesa al pavimento. Le scapole sono addotte, effettuo la respirazione dove inspiro quando gonfio l'addome ed espiro quando lo sgonfio e il mento è schiacciato. Se volete rilassare in maniera più efficace, cercate di chiudere gli occhi. E porto la gamba sinistra verso il pavimento, sciolgo entrambe le mani che sono sicuramente contratte, dato che in tutti gli esercizi abbiamo tenuto delle posizioni dove appunto esse erano portate a contrarsi. Aggancio i muscoli femorali della coscia sinistra e dovrei sentir tirare la coscia, in questo caso nello specifico la parte del gluteo destro, ancora di più nello specifico il muscolo piriforme. Le scapole sono addotte, il mento è schiacciato e inspiro gonfio l'addome ed espiro sgonfio l'addome. Ricordatevi che anche qui entrambi i piedi sono a martello.
1, fletto la gamba sinistra verso il pavimento, tolgo il piede destro dal ginocchio sinistro, sciolgo entrambe le mani e aggancio il piede sinistro sul ginocchio destro. Aggancio con le mani incrociate la coscia destra, scapole addotte, quindi vicine, come se dovessi tenere un qualcosa tra le scapole, mento schiacciato, quindi cerchiamo di mantenere la curva, uno spazio tra i muscoli che ci stanno superiormente al collo e posteriormente al collo, quindi uno spazio appunto tra queste due parti. Dopodiché, per rilassarmi, chiudo gli occhi, inspiro, gonfio l'addome ed espiro, sgonfio l'addome. Piedi a martello e mantengo la posizione. Secondi e dopodiché sciogliamo le braccia e ci solleviamo facendo focus sulla parte lombare, quindi attivando l'addome e quindi non sforzando la schiena. Mi posiziono con le mani sotto le spalle, scapole addotte, dopodiché ruoto la mano destra e la sinistra e effettuo dei piccoli molleggi dove vado posteriormente con i muscoli glutei e anteriormente. Quando vado posteriormente espiro e quando vado anteriormente inspiro. La sensazione è appunto sui muscoli dell'avambraccio. Nel tempo dovremmo riuscire a toccare con il sedere i talloni. Quindi l'esercizio che ti sto proponendo quest'oggi è una via di mezzo tra lo stare in posizione statica e il poggiare completamente i glutei ai talloni. Cercate di effettuare il movimento in maniera appunto lenta e controllata, cercate di non sollevare i palmi, quindi andate sì posteriormente ma senza appunto sollevare quest'ultimi. Inspiro quando vado posteriormente, inspiro quando vado anteriormente. Ruoto il palmo sinistro, ruoto il palmo destro e sciogliamo per l'ultima volta entrambe le mani. Bene, siamo giunti al termine della lezione che abbiamo svolto insieme. Se avete delle problematiche in particolare, scrivetemi pure nei commenti e cercherò di rispondervi. Ciao!